Oggi con Dolomitiche siamo in Val di Fassa e precisamente sotto la parete ovest del Pizmeda, in compagnia di Luca Giupponi, Luca De Manincor, del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato. Luca ha un po' valorizzato la parete qua del Pizmeda negli ultimi anni, tracciandovi alcune vie moderne aperte col trapano dal basso, di difficoltà anche considerevole, quindi abbastanza impegnative. Siamo contenti di venire a visitare un po' questa zona qua, perché è una parete misconosciuta, direi, poco dimenticata, sì. Poco valorizzata, proprio, poco conosciuta. Proprio per quello è una di quelle caratteristiche che mi piacciono, questi posti, che cerco posti un po' così di poco conosciuto, con poche linee da non interferire con altre vie. Infatti qua, quando sono venuto a vedere, c'è solo una via qua del Beppo De Francesco su questa parete, su quel muro giallo qua, prende questa fessura e dopo prende quella fessura e esce a destra proprio sotto la croce, che anche è un tiro interessante. C'è un secondo tiro che è aperto in artificiale, che si può fare in arrampicata libera, un bel tiro. Il resto era tutto pulito, insomma. Non è una parete alta, però c'è una bella qualità della roccia e ci sono dei... è interessante, è divertente. Luca sceglie i posti dove aprire le vie che rispecchiano abbastanza la sua personalità, perché è un fortissimo arrampicatore, ma molto discreto, non si sente poco parlare di lui, e invece ha un bel po' di cose interessanti da presentare in giro per le pareti del Trentino e del mondo. Buon, dai, che andiamo a scalare. Luca, facci vedere un po' dove va su la via che ci porti a fare oggi. Allora partiamo qua dove c'è un po' quest'erba, poi prendiamo sto diedro che è bellissimo, 50 metri di tiro, 6C più. Poi giriamo a destra e c'è il tiro più bello forse della via, fa tutte queste pance, questi bombè, sul 7V più penso. E poi spansosta sotto l'ultimo bombè, poi dritti e poi c'è un altro tiro lungo sopra che spiana sempre sul 7A, 7A più e si arriva sulla cima. La via si chiama Quattro Tiri per Quattro Ricordi, che era dedicata a quei soccorritori della Val di Fassa che sono morti durante il soccorso nel 2009. Ci ha accompagnato alla base della parete anche Dino Vanzetta, sempre del Centro d'Addestramento Alpino, a farci compagnia. Ciao a tutti. Periodo di riposo per Dino. Oggi sono, sì, a riposo, infortunato, quindi più che camminare non si può fare. Pronti alla partenza allora, Luca? Andiamo. Vedere cosa ha combinato. Vai. Il Luca, se ci farà vedere i sorci verdi, forse arriveremo tranquilli. No, no. Vedete, attacco un secondo qua, così comodità del lavoro in sosta, sì, poi la carrucola, il nostro loft. Ma ascolta, Luca, che anno l'hai chiodata sta via qua?
Sta via qua l'ho fatta nel 2011 l'anno scorso. Ecco, vediamo, sono appena sopravvissuto da un volo, da una specie di caduta nel 2011. 2011, sì, in due giorni. Scusa, la seconda o terza, no? Che, sì, la terza qua, che è l'ultima. Si è rinviato. Fatto, poi c'è un'altra che ho iniziato di là e dopo mi sa che più o meno siamo a posto qua. Hai saturato la parete. Ma sì, sono da non riempirla troppo. Clessidra qua. Clessidrona. Fuori sui prati, andiamo su. Eccoci finalmente in cima. Bella questa cima. Bene, allora eccoci in cima sulla pianeggiante, verdeggiante, bellissima cima del Pismeda. Pismeda, sopra Moina. Bergheim. Bergheim. Grazie a Bergheim Ale. Gippo. Grazie a Gippo che ci ha portati a fare questa via che è breve ma è davvero un gioiellino. Bella roccia, bella scalata. Ah sì, sono divertenti, non ne sono tanto lunghe, ma sono anche per una quando metà giornata, magari quando c'è il tempo così così, sono divertenti. Bella roccia, bei movimenti. Ce ne sono due o tre. Davvero. Simpatiche. Scalata sui buchi è molto varia, sia le placche, strapiombi, no? Sì, c'è dentro un po' di tutto, in quattro tiri. Sì. Dopo essere stato uno dei più forti garisti dell'arrampicata italiana, insomma si è riscoperto mista e apritore, no? Io ho già iniziato in montagna, dopo ho fatto 20 e passa anni di gare, dopo diciamo sono ritornato un po' a quello che facevo prima, però con... ho abbinato un po', diciamo, è un misto tra arrampicata sportiva e alpinismo, certo. Che è un po' quello che mi piace di più, insomma, fa sta scalata un po' in ambiente montano e un po' di anche una scalata un po' difficile, è la cosa un po' che mi motiva e che mi stimola di più adesso. Impegnativa magari sia fisicamente ma anche psicologicamente. Sì, si cerca insomma di tirare un po' l'obbligatorio e di non faccio mai passaggi in zero e anche in apertura diciamo il cliff lo uso solo per appendermi quando chiodo, no? Non per riposarmi tra un passaggio e l'altro, certo. Così ma e niente e certo. dove è possibile, dove va un frame magari ultimamente cerco di mettere anche più frame dove c'è un buon frame da mettere metto frame e il resto diciamo mettiamo speed. Il piacere di andare a scoprire dei posti un po' fuori mano, delle pareti un po'... Sì, un po' poco conosciute, così, che si hanno lasciato perdere, così perché non sono gran paretoni, ma... Qui siamo sopra la Val di Fassa, che insomma, soprattutto in questo periodo è sicuramente molto affollata, perché basta prendere un sentiero un attimo fuori mano e venire in un posto come questo, qua sul Pismeda, e non si vede più nessuno e si è fuori dal mondo. Intanto grazie. Alla prossima, grazie a te di essere venuto e dell'iniziativa. Grazie di avermi. E grazie anche al Dema qua che si fa quello che si può.